Benvenuti in questa terza puntata di Norman Pod on the road. Continua la rubrica in cui io e Anna Laura, armati di assa da selfie e del mio iPhone 13, andiamo alla scoperta dei paesini più belli in Italia. In questa puntata ci siamo allontanati dalla provincia di Brescia e siamo andati a Tirano, in provincia di Sondrio. Questo paese di circa 9.000 abitanti è famosissimo per essere il capolinea di una delle tratte ferroviarie più pittoresche del nostro paese, ovvero la Tirano-San Moritz. Tra l'altro tenete sott'occhio il canale perché io e Anna Laura abbiamo deciso di portare una sfida che ha come protagonista proprio St. Moritz. Vi ricordo che per supportare tutto ciò iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e vi lascio anche un link per le donazioni qui nei commenti. Seguitemi anche sugli altri social che sono Twitch, Instagram e TikTok e adesso mi taccio e vi lascio al video. Ci svegliamo presto e come al solito partiamo da Corteno Golgi. Questa volta però non sarò io a guidare, quindi mi siedo sul sedile passeggero e partiamo in direzione Tirano. Impostato il navigatore, iniziamo il nostro viaggio verso Tirano, passando per Aprica, una località che già vi abbiamo fatto vedere in un altro video. Vi lascio il link qui in alto. Ci vuole circa una mezz'oretta per arrivare, nel mentre ci godiamo la natura. La prima cosa da fare appena arrivati a Tirano è trovare parcheggio e soprattutto testare il parcheggio automatico. Sfondiamo la macchina. Vai, 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 boom. Madonna, madonna, madonna. Madonna, madonna, il parcheggio migliore che tu abbia mai fatto. Come avevo già anticipato prima, Tirano è il capolinea del Trenino Rosso del Bernina che fa parte del patrimonio UNESCO. Ci spostiamo poi nella piazza dove è situato il santuario della Madonna di Tirano. E qui decidiamo di fare la prima tappa e di prenderci un gelato. Mangio. Decidiamo successivamente di andare a cercare il centro storico di Tirano, che sembra essere vicino, ma in realtà dobbiamo percorrere un grande vialone che ci porta dal santuario della Madonna di Tirano fino al centro storico. E arriviamo ad un certo punto dove capiamo che effettivamente siamo al centro storico. Amore, scusa, da cosa hai dedotto che questo è il centro storico? Allora, noi siamo qui a Tirano. Sì. Tirano, esattamente in provincia, attento. Sondrio. Esattamente in provincia di Sondrio, quindi praticamente siamo in Svizzera. Però... E noi stiamo girando da circa mezz'ora in cerca del centro storico perché non vogliamo vedere sulla mappa, quindi su internet, ma tramite cartelli ci indicano sempre dritto, 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 vabbè, mezz'ora di cartelli dritto verso il centro storico. Giriamo a un certo punto, deduco che siamo arrivati nel centro storico di Tirano. Perché? Per favore, inquadri. Caffè storico Hawaii. Ok, battuta un po' infelice, però c'è qualcosa da ridete, un po' fatto ridere, capito? Bar storico, centro storico, un po' poteva far ridere, dai. Continuiamo a fare le nostre passeggiate nel centro storico di Tirano. Naturalmente tutta l'attenzione di Anna Laura è concentrata su di me, come si vede da questo video. Continuiamo man mano a trovare scorci che ci fanno capire che effettivamente Anna Laura aveva ragione, questo era il centro storico di Tirano. Appaiono campanili e diversi scorci, ma soprattutto fontane dalle forme un po' strane. Abbiamo deciso nel mentre di fare qualche foto da mettere come immagine di copertina di questo video e ve le lascio qui che appaiono. Dopo essere passati vicino all'albergo di Giacomino ed esserci fermati a vedere qualche prodotto tipico, decidiamo di tornare indietro, lasciando anche la nostra visione su questa città. Amo, impressioni a caldo su Tirano. Allora, fino ad adesso la cittadina che più mi è piaciuta, molto signorile, alcunissimi, prendiamolo con le pinzette quello che sto per dire, edifici hanno un po' il retrogusto di Parigi, quindi per il momento una
piccolo gioiellino da scoprire, ma non voglio pronunciarmi troppo presto. Voto da 1 a 10? Allora, i miei alunni lo sanno, adesso lo dico, io di voti sono molto avara, quindi direi un 7 più. Da fa aperitivo? Yeah. L'aperitivo lo facciamo vicino alla stazione, naturalmente quel bar è chiamato Caffè della Gare. Localetto molto carino e i drink sono molto buoni, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a fare le riprese prima di berli. Grazie a chi è rimasto fino a questo punto a vedere il video. Vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e di attivare la campanellina, così saprete sempre quando esce un nuovo video. Inoltre, se volete passare nelle mie live, vi ricordo di seguirmi su Twitch, sono live 3 volte a settimana alle 9 di mattina e da lunedì al venerdì tutte le sere alle 9 la sera, ad esclusione dei giorni in cui gioca il Milan in Champions. Detto questo, io vi saluto e vi lascio ad un altro video.